Come si realizza il video perfetto? Vi dirò che è la prima domanda che mi sono posto appena ho capito che avrei dovuto fare per la prima volta un video totalmente da solo. Ho preso una decisione, tornerò a Torino per un breve periodo. C'è anche da dire che sono 10 anni che sono sul web, quindi qualche regola dovrei averla imparata. Quindi, vediamo. Per prima cosa, va assolutamente scelto l'argomento del video. Dobbiamo fare un video sull'apo. Ma rapito se già rapito lui. Cosa fai? Non si può fare. Federico Gagliardi. Chi è? Biancaneve il cacciatore. No, i porno non si possono fare su YouTube. Anticipazione di una vita. Spermatozoo. Oppure che muore. No, quelle spoiler, non si può fare, non si può fare. Ah, fanculo i trend. Forse è meglio parlare di una mia passione. Ciao ragazzi, oggi vi parlerò della fi. È un argomento bellissimo, ma ovviamente non ne posso parlare, quindi vediamo. Forse potrei fare come fanno tutti e fare le challenge. That girl is a real crowd, please. Scusate, rifai. That girl is a real crowd, please. Scusate ragazzi, mi facciamo una teglia verso l'acqua. That girl is a real crowd, please. La zanzara di... Oppure è semplicemente un vlog. Oggi vlog epico, faremo insieme il bagnetto alla mia scimmietta. Sei pronta a fare il bagnetto? Ci vediamo tra 40 minuti. Ecco, forse potrei fare il gamer. Ciao ragazzi, oggi video epico, apriremo insieme un baule leggendario. Leggendario? No, Matt, ma baule dentro il videogioco, cioè tipo un forziere. Ok, forse il gaming non fa per me, ma se c'è una cosa che ho imparato in questi 10 anni è che nei primi secondi del video devi attirare l'attenzione. Ciao ragazzi, oggi video epico dove mi taglierò una mano, ma prima lasciate 30.000 like se volete che nel prossimo video mi tagli un piede, 50.000 like per tutta la gamba. Partiamo! Forse così è un po' troppo, effettivamente. Potrei provare una cosa più semplice. Il riscaldamento globale. Come sapete, gli uccelli migratori. E così è perfetto. Ah, poi devo ricordarmi di usare un linguaggio comprensibile e che intrattenga. Io ho una crush per Camilla, però la mia Fifth Harmony preferita è Normani. Questa cosa è molto. Chi è Armani? Normani. Il linguaggio comprensibile ce l'abbiamo, cosa manca? Ah, le collaborazioni! Può averle viste là, cioè Camilla totalmente oscurata da Dyna, raga, non potete capire. Ero in prima fila e avevo proprio Dyna qua, ero tipo, no, Dyna Jane. Poi i video devono avere un montaggio veloce. Oi Matt! Dimmi! Ma non hai comprato il latte? No, non l'ho comprato il latte, Jaser. Ma che cazzo? Ho detto veloce. Oi Matt! Dimmi! Ma non hai comprato il latte? No, non l'ho comprato il latte, Jaser. Ma che cazzo? No, più veloce. Matt! Dimmi! Comprato il latte? No. Ancora più veloce! Latte? No. Perfetto, mi sembra di aver detto tutto. Ah no, no, manca una cosa. Devo essere riconoscente coi fans. Anche questo video è finito e come sempre voglio ringraziarvi tutti 605.235 34. Vabbè. Grazie Chiara Paradisi, grazie Francesca Serenere, grazie Andrea Baggio, grazie Pasquale Lovito. Ok, forse dopo 10 anni ancora non so fare il video perfetto, ma forse è semplicemente perché non esiste il video perfetto. Non esistono regole o ricette per crearlo. Semplicemente il video perfetto è quello che per te è il video perfetto. È quel video che quando lo guardi ti rende felice. È quel video che quando hai finito di montarlo ti fa dire cazzo, ma che figata ho fatto. È quel video che hai condiviso con i tuoi amici, con i tuoi colleghi. È quel video che ti ha divertito perché hai interpretato un personaggio bello e appassionante. È quel video che porterai per sempre nei tuoi ricordi. È quel video che davvero ti rende felice. Ma soprattutto, secondo me, il video perfetto è quel video che ti fa continuare ad avere voglia di fare questo lavoro. Quindi ragazzi, non posso promettervi che farò sempre video belli, ma di sicuro, da ora in poi, cercherò di fare sempre video perfetti. E devo dire che questo, secondo me, è abbastanza perfetto. Oggi nuovissimo video epico, starò ben 72 ore senza sbattere gli occhi con una bellissima parrucca addosso. Ma scusa Matt, cos'è sta roba? Tutto il discorso del video perfetto, le cose che ti piacciono e poi mi fai la parrucca. Ho capito, ma i video belli chi li guarda? Non li guarda nessuno, Jaser. Bisogna fare i video che fanno visite, sennò non si mangia. Non posso mettermi le parrucche nel piatto. Oh, hai ragione. Anche Jaser starà 72 ore senza sbattere gli occhi. Che figata!
Sono lunghe 72 ore.